Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ve l'avevo promesso, dovevo uscire qualche giorno fa, però ho detto vabbè, vediamo la prima giornata come va e poi faccio il video. Forse vi spoilerò che era stato meglio non attendere la prima giornata, perché siamo partiti di merda come sempre. Ma non è per lamentarmi, siamo andati proprio di merda. Dico siamo perché voglio inglobare anche voi nelle mie disavventure fantacalcistiche. Prima di iniziare vi ricordo che questa sera c'è Italia-Svizzera e questa sera io e Steve saremo in diretta su Twitch. Venite per seguire insieme la partita, anche perché saremo stranamente sincronizzate, visto che la danno sul Rai 1, e quindi con una cuffietta potrete sentire le minchiate che diremo io e Steve, con l'altra cuffietta o guardando la TV potrete seguire insomma la partita, anche se è meglio la cronaca di Brogno e Steve piuttosto che la cronaca della Rai. Cosa volevo dirvi? No, la prima volta che faccio il fantacalcio del campionato europeo, devo dire che ero un po' in difficoltà all'inizio, nel senso che già su quello italiano fatico e quello europeo che ve lo dica a fare. Poi non è che sono informatissimissimissimo su tutti i giocatori, cioè a volte leggevo i nomi sul listone e dicevo questo chi cacchio è, vado a vedere su Transfer Market e valeva 60 milioni di euro, possibile che non conosco un giocatore, è vero che lì i valori sono un po' strani, però insomma è potenzialmente forte, io non lo conoscevo, ammetto, a me ho delle lacune evidenti, ma sto cercando di migliorare per portarvi contenuti sempre più all'altezza delle vostre aspettative. È un discorso da sindaco quale sono, vedete la bandiera è sempre lì. Fantacalcio europeo, quindi fanta europeo, i partecipanti sono gli stessi del fantacalcio della Serie A, manca solo Seawolf. Dai, ma avete litigato? C'è stata una rissa? No, assolutamente no ragazzi, semplicemente purtroppo Simone non poteva, e quindi il fantacalcio europeo è composto dal sottoscritto, dal buon Fabio, da Gabboman, da Davide Bonolis e da suo padre Paolo Bonolis, quindi 5 squadre. Quindi vi dico questo, che se vedete che una ha un attacco stellare, ragazzi, è normale perché essendo pochi partecipanti avevamo più possibilità tutti di attrezzarci per bene. Detto questo, vorrei anche sapere la vostra sui giocatori che ho preso. Vi leggo tutte le formazioni, ma prima, per farvi capire qual era il mood dell'asta del fantacalcio che abbiamo fatto in privato, non era in live, vi lascio una piccola clippettina dove il buon Paolo Bonolis mi ha sbeffeggiato. Avete presente quando uno alza e poi ecco, però mi sono vendicato, però certo che mi sono vendicato. Così, bastoni. Così. Credo che non lo voglia nessuno. Ok. Di no. Quindi due. Lo puoi prendere? Ah, ok. Chi? Paolo. Chi? Ah. Tu, ha detto. Ah, scusa. Tre. Tuo. Così, tanto ve lo rompevo io. Fastidioso, un zanzaro. Poi io non riesco a ricambiare. Non riesco. Ci riuscirai. Quindi Paolo. Esatto. Allora io prendo Pepe. Due. Chi? Tre. Tuo. Grazie. Chi hai preso alla fine? Non ho capito, scusate. Pepe. Ah, ok, va bene. Ok. Ebbene sì, mi ha sbeffeggiato, però una piccola vendetta c'è stata, anche se c'era un po' di timore reverenziale, però sono riuscito. Seguitemi su Instagram se volete altre clippettine simili, Daniele Brogna scritto tutto unito, anche perché abbiamo raggiunto, io parlo sempre al plurale, mi piace come coinvolgervi nei miei successi, ma soprattutto nei miei insuccessi, abbiamo raggiunto 70.000 follower su Instagram, quindi ora spediti dritti ai 100k. Peraltro se volete vedere la live integrale, se non sbaglio Gabbo me l'ha messa sul suo YouTube, se non sbaglio sul suo YouTube principale, se non ricordo male. Allora signori, partiamo dai miei portieri, ditemi cosa ne pensate. Courtois, Courtois. Livakovic, famosissimo Livakovic,
Szczęsny, che attenzione, non avevo titolare, no, l'avevo in panchina, quindi l'autogol, grazie a Dio, non mi ha colpito, se non ricordo male, ora controllo. Difesa, il capitano della squadra, Simon Kier, signori, Simon Kier, non potevo non pre... Il buon Bonolis ha cercato di strapparmelo, Paolo, però ho tenuto botta e me lo sono portato a casa per 10 fantamilioni. Castagne, Varane, Bastoni, avete visto prima che me l'ha lasciato a 3, Torres dalla Spagna, Blind dell'Olanda, o Blind dell'Olanda, e Lindelof della Svezia. Anche qui in realtà per colpa di Paolo, invece che pagarlo uno l'ho pagato due, ma vedrete su Instagram un'altra clip molto simpatica. Centrocampo, signori, i miei l'unico top player è Bruno Fernandes, pagato 38 fantamilioni. Poi ho Çalhanoğlu. Dani ha preso, ma fai schifo, ho preso Çalhanoğlu, signori, a 10. Ho dovuto vedere che adesso che lo prendo io fa ancora più cagare del solito. Il mio obiettivo è quello. Poi ho preso Jorginho, un po' di geometria a centrocampo non fanno mai male. Poi ho preso Pedri dalla Spagna a 3, Brozovic, Gundogan, Kulusevski e Sidoric a 1, 1-1-1-1. Ovviamente, ragazzi, non iniziate a dire: ma com'è possibile che ti hanno lasciato quella 1? Come hai fatto a prenderla 2? Vi ripeto, ragazzi, c'erano tanti giocatori e pochi partecipanti. Quindi non è che uno si strappava i capelli per prendere un giocatore buono, tanto ce n'erano tanti altri. Qui va un po' a culo, ragazzi. E vince chi tra i tanti giocatori buoni prende i migliori, ecco. Attacco, vi dico prima quelli più scarsettini. Werner, pagato 1. Dani, ma Werner 1, ma com'è possibile? L'ho fatto prima il discorso, ragazzi, non state attenti. Bale, pagato sempre 1. Rebic, pagato 25, che in realtà non fa parte del mio tridente, che sarà titolare, sarà il primo panchinaro, in quanto il mio tridente è composto da il dottor Lewandowski, pagato 72. Vi dico anche le cifre, soprattutto degli attaccanti o dei centrocampisti forti, così vedete quanto è strano il fantacalcio. Griezmann, pagato 75. E Harry Kane, dell'Inghilterra, pagato 100, tondi. Quindi questo è il mio... questa è la mia rosa. Prima di dirvi le rose degli altri, vi dico anche la classifica, perché dopo una giornata, primi in classifica c'è Osaguna, che dovrebbe essere il buon Fabio, poi c'è con 79 punti e mezzo, poi c'è il buon Davide Bonolis con 76 e mezzo, Chiavo Veronica, che è Gaboman, con 76, quindi giusto mezzo punto in meno rispetto a Davidino. Quarta posizione per Paolo Bonolis con 71 punti e mezzo. Quinto posto per Brogna, solo 66 e mezzo la sufficienza. E Europe chi è? Ma perché ce n'è uno in più? Europe 60? Che cazzo è Europe? Oddio, ma eravamo... Fatemi ricontrollare quanto eravamo. Bastoni, erano 5. Eravamo 5. Chi è? Vabbè, avranno sbagliato a me. No, non so. Quindi sono, cioè, pensavo di essere penultimo, invece sono ultimo. Benissimo. Volete vedere le altre rose? Avete detto di sì. Vediamo le altre rose. Benissimo. Allora, passiamo a quella di Davidino Bonolis. Portieri: Rui Patricio, Dubravka. La pronuncia, ragazzi, importante. Sommer della Svizzera. In difesa: Florenzi, Fernandes della Russia, Hernandez, il fratello di Teo, francese, Guerrero, Ruben Dias, Can, o Chan che dir si voglia, Rudiger. Benissimo, aspettate che scatarro di nascosto, tolto l'audio. Rudiger e quello lì. Centrocampo: Federico Chiesa, pagato 30,
De Bruyne, pagato 30 anche lui. Eriksen, pagato 10. E peraltro, fantacalcio fatto prima del fattaccio. Giusto ricordarlo. E poi figurati, Davidino è interista sfegatato come suo padre, quindi ha preso Eriksen a 10. Bernardo Silva a 9. Kanté a 8. Kroos a 3, Forsberg a 1, Zinchenko a 1. Attaccanti, parto da quelli bassi: Pucchi, Kramaric, Zuba e Brett White, presi ad 1, 1, 1, 1 e 1. Immobile, preso a 81, Benzema preso a 170. Veramente una cifra molto alta per Benzema, però sapete che, ragazzi, le aste del fantacalcio seguono delle dinamiche assurde. Passiamo alla formazione del buon Paolo Bonolis. In porta Donnarumma, pagato 40, e Mandanda della Francia, Olsen della Svezia. Difesa De Ligt, De Vrij, Walker, Robertson, Maguire dell'Inghilterra, Pepe, Berezinski e Chiellini. Ho preso Chiellini, eh? A centrocampo Mount dell'Inghilterra, fortissimo. Foden dell'Inghilterra, fortissimo. Barella, Carrasco, Verratti, Sabitzer, Modric e McTominay della Scozia. Tra l'altro Modric a 1. In attacco, Poulsen della Danimarca, Berardi dell'Italia ovviamente, João Félix del Portogallo, pagato 5. Dani, ma come è possibile? Ve l'ho detto prima, ve l'ho detto, non state attenti mai. Torres 66, Gnabry della Germania ovviamente 90 e Kylian Mbappé 151. Dani, ma è stato pagato più Benzema di Mbappé? Solito discorso, ragazzi. Fantacalcio segue delle dinamiche incredibili. Passiamo al buon Fabio. In porta Neuer, Leno e Trapp. In difesa Gosens, Bonucci, Cancelo, Chiwell, Caleta Carr, Hummels, non so se ce l'ha la titolare, penso di no, visto che è arrivato primo in classifica. Kabak, ex giocatore interessante, valutato dal Milan, mai preso. Laporte. Centrocampo, Pogba, Kimmich, De Jong, Hazard, Alaba, Deron, Thiago e Xhaka della Svizzera. In attacco, Isak, Pandev, Sterling, Insigne, Müller e Lukaku. Lukaku pagato 100, quindi Lukaku è stato pagato quanto? Me sono persi. Vabbè, sicuramente il mio Lewandowski, che ho pagato... no, il mio Kane, che ho pagato 100. E pagato quanto anche... No, niente. Altri a 100 non ne vedo. Quindi Lukaku a 100. Devo ammettere, un gran bel colpaccio. Io, se non sbaglio, quando è stato chiamato Lukaku avevo già fatto la spesa grossa e quindi è bello che è andato. Anche se, devo essere sincero, non mi aspettavo che andasse via 100, considerando che c'erano due interisti, Davide e Paolo Bonolis. Ho detto Lukaku sicuramente arriverà a cifre stellari. A saperlo, avrei puntato sinceramente più su Lukaku che su Kane, però vabbè, dopo col senno del poi è troppo facile. Chiudiamo con Chiavo Veronica, vorrà dire il buon Gabboman. In porta Richford, Schmeichel e Lloris. In difesa Spinazzola, Pavard, Demiral, Digne, James, Jordi Alba, Skriniar, Vrsaljko. A centrocampo Havertz, Malinowski, Yazigi, Alejandro, Zielinski, Bellingham,
Rodri e Freuler della Svizzera. In attacco Olmo, Diogo Jota, Morata, Depay, Rashford e Ronaldo. Ronaldo pagato 102, poco più di Lukaku, poco più di Kane. Rashford anche 102, Depay 61, Morata 35, Olmo e Diogo Jota pagati 1. Innanzitutto chiedo scusa per le pronunce imbarazzanti, ragazzi, ma sono veramente negato in questo caso. E nulla, ditemi, non fatevi influenzare dalla prima giornata di campionato, ditemi secondo voi chi ha la squadra migliore, chi è messo peggio. Forse è anche difficile capire perché insomma sono tutti giocatori interessanti secondo me, lì deve anche girarti bene. Basti pensare ieri ad esempio a Mbappé, gol annullato per fuorigioco, assist annullato per fuorigioco, basta un nulla per stravolgere la storia del fantacalcio. Ditemi anche se state facendo anche voi il fanto europeo e chi avete preso, specificando anche quante squadre siete, perché ovviamente ragazzi, se invece di 5 fossimo stati 10, col cacchio che ognuno di noi prendeva sti 2-3 bomber. Quindi è sempre tutto proporzionato in base al numero dei partecipanti. Ragazzi, dal sindaco di YouTube Italia per adesso è tutto, vi aspetto questa sera per la live reaction su Twitch di Italia-Svizzera. Per adesso è tutto e a dopo. Ciao!